nel post partita di Roma City posto un drone con mister Maurizio. Mister, partiamo dal rinforzo del campo. Il Roma City perde 0-1 in casa contro il Fossombrone, seconda sconfitta consecutiva dopo la trasferta di Fano, non riuscita a dare continuità alla grande prestazione qui in casa di 2 settimane fa contro l'Avezzano. Qual è il suo pensiero sulla partita? Una partita che ha visto il Roma City per larghi tratti della gara in controllo, no? Io adesso non abbiamo i dati del possesso palla, però io penso sia un 70-30 per la sua formazione. Poi ancora una volta gli episodi però hanno ovviamente inciso e fatto girare la partita. Rigore di Lorenzo sbagliato, 3 minuti dopo Pandolfi va a pescare l'angolo basso. Ma intanto sì, queste sono, per quanto riguarda le statistiche, credo che siano queste, non si sfugge molto rispetto a quello che è l'analisi. Sicuramente abbiamo avuto possesso palla, ma tutte le volte che abbiamo possesso palla, questo è la costante di tutto l'anno, abbiamo un grande possesso palla e non riusciamo a concretizzare. E sapevamo che loro erano bravi in mezzo al campo e una squadra solida e abbiamo cercato insomma, di studiare la partita per sfruttare, magari farli aprire un po', ma si sono aperti poco e pensavo molto, ecco, a cercare magari di portare a casa un risultato positivo. E noi molto probabilmente dopo, ma è difficile dare spiegazioni poi perché ecco, fino a rigore, all'episodio di rigore, credo che eravamo in totale controllo, insomma, e poi come altre partite, non solo questa, in casa siamo andati magari un po', ecco, ci siamo spenti un po' dopo il calcio di rigore, ma è successo anche altre volte. Abbiamo giocato un tempo con la tutta e mezza, il secondo tempo con 2 punti, ma poi il risultato è cambiato, il risultato del campo è cambiato poco, anzi, forse il secondo tempo abbiamo perso pure qualche distanza in più. Detto questo, dobbiamo fare mea culpa perché abbiamo perso un'occasione per centrare i playoff, per cercare di centrare i playoff, e questo è un po' il rammarico più grande. Però poi niente, non ci possiamo fare più niente oggi. Adesso volevamo vincere questa partita, tutti volevamo vincere questa partita, evidentemente non ci siamo riusciti. Ci sono dei nostri demeriti sicuri e ci sono dei meriti degli avversari. I meriti del Fossombrone sono evidenti, una fase difensiva sicuramente storica per quella che è la terza difesa del campionato. I meriti della Roma City, evidentemente una fase offensiva che oggi rispetto alle ultime uscite, al di là di Fano e degli ultimi, soprattutto 10 minuti di Fano, ha dato poco, soprattutto nel primo tempo, ma anche nel secondo tempo lei ha messo tutti gli attaccanti che aveva in campo. Non credo si potesse fare, o si potesse attingere di più dalla panchina. Mister, quando mancano 180 minuti alla fine del campionato e quando è alle porte la trasferta di San Benedetto, qual è il suo pensiero sul campionato della sua squadra e cosa ne pensa di questa rincorsa playoff? Io credo che il nostro campionato sia stato un campionato buono per quanto riguarda alcuni aspetti, perché poi abbiamo affrontato un girone molto difficile, abbiamo avuto qualche problema di natura sui frutti infortunati, però sicuramente c'è anche del rammarico, c'è anche dei grandi rimpianti perché abbiamo fatto partite al di sotto delle aspettative. Poi ecco, poi se al di sotto delle aspettative, magari vuol dire fare partite al di sotto delle aspettative, magari bisogna vedere se siamo in grado noi abbiamo fatto partite in cui siamo stati in grado di esprimere un buonissimo calcio, con Avezzano, un campo basso all'andata, ma anche con Senigallia andata e ritorno. Abbiamo fatto delle partite ottime, continue, oltretutto. Una volta partite dove anche dal punto di vista della danza agonistica era importante. Invece poi ecco, delle volte facciamo partite così che dove anche la danza agonistica mi sembra che assomigliava molto alla partita di inizio anno con Oltretutto e penso che sia proprio una caratteristica della nostra squadra. Quindi sì, c'è rammarico, evidentemente noi dal punto di vista emotivo siamo questi. Alterniamo delle buone prestazioni a prestazioni meno. Non credo che sia un aspetto tecnico, un attimo fisico, è proprio un aspetto di
emotivo, di volontà, ma ci sta, noi dire così, dobbiamo prenderne atto, e dobbiamo prendere atto che come è stato effettivo delle cose è questo. Mister, nell'introduzione alla partita l'ho definita anche io un po' la stagione della sua squadra in questa maniera, up and down continui, no? Momenti di massimo sforzo e risultati che vanno dietro anche le prestazioni, momenti in cui invece vi siete un po' troppo sciolti, anche a livello soprattutto psicologico. Un pensiero invece sulla prossima di campionato contro la San Benedettese in un campo particolare contro una squadra forte. Beh, andiamo a giocare contro una squadra forte che credo che abbia le stesse nostre problematiche. E una squadra forte che comunque è una squadra non forte, molto forte, che però Alterna ha fatto un buon inizio di campionato, poi si è un po' sciolta e non ne so dire perché il mio conoscitore di una casa è quello dell'Ambia, quindi stando fuori non so quello che succede, stando dentro. Però sicuramente abbiamo ecco, hanno avuto pure loro degli alti e bassi pazzeschi. Hanno avuto degli alti e bassi pazzeschi e niente. Io però poi non mi piace pensare a San Benedettese, pensare a altre squadre. Mi piace pensare che noi abbiamo ancora due partite, possiamo ancora raggiungere i playoff e questo deve essere il nostro obiettivo.